il ruolo, il senso del poliziotto, della poliziotta nella odierna società civile. Io credo che innanzitutto sia un senso di appartenenza ad una grande famiglia che è quello della Polizia di Stato, che è portatrice di valori, valori come il rispetto e la tutela della libertà fondamentali e dei diritti per cui ogni giorno ci mettiamo in discussione. Il sacrificio, l'abnegazione, la dedizione. Mai come in quest'ultimo difficile periodo storico, le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell'intera provincia di Catanzaro, hanno saputo incarnare questi valori, interpretando le reali necessità di una comunità impaurita, disorientata e vittima, ma salda nella volontà di ripresa. Siamo riusciti a non venir meno ai nostri doveri, ma ove possibile abbiamo cercato di sviluppare quella empatia necessaria a comprendere, a prenderci cura della gente, tenendo in primaria considerazione le esigenze, i timori di chi a caro prezzo aveva perso tutto in termini di lavoro, di salute, se non addirittura di vita umana. Abbiamo saputo ascoltare, abbiamo voluto ascoltare e dovremo ancora farlo, perché il periodo che si presenta davanti a noi è ancora duro e difficile. Ma se il nostro agire deve essere questo, vuol dire che noi per primi dobbiamo essere moralmente d'esempio. Esistiamo perché c'è una comunità che ha bisogno di noi e a noi si affida. A tal proposito, in questi giorni mi è venuto in mente un pensiero profondissimo di Madre Teresa di Calcutta, che dice testualmente: i figli sono come gli aquiloni, insegnare loro a volare ma non voleranno il tuo volo, insegnare loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai loro a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Per questo nel nostro agire quotidiano, personale e professionale, lasciamo sempre la nostra impronta e dobbiamo ricordarlo. Noi siamo portatori di valori in ogni campo e in ogni dove. Una Polizia di Stato che purtroppo anche quest'anno ha pagato il suo grave tributo con la perdita di tanti servitori dello Stato. A tal proposito desidero ricordare il dottor Antonio Trotta, prematuramente scomparso in un tragico giorno del dicembre del 2021. Di lui abbiamo sentito l'elogio della mitezza, della gentilezza, dei buoni modi, del rispetto degli altri. Era una persona pacata ma non remissiva, era il suo atteggiamento verso gli altri. La sua grandezza è stata quella di applicare i valori alla sua vita, unire non dividere, il rispetto della persona sempre al primo posto. Fabio Plassino, poliziotto in servizio alla squadra mobile, che in data 17 luglio è stato improvvisamente tradito dal suo cuore generoso all'età di 52 anni. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda non soltanto come poliziotto, esperto, competente e valido, ma soprattutto come persona di grande spessore umano, capace di suscitare con immediatezza sentimenti di sincera simpatia e vero affetto. Nicola Pua, operatore amministrativo, persona solare, sempre aperto alla fiducia negli altri, all'ottimismo della vita, intraprendente che si faceva ben volere anche sul lavoro, deceduto improvvisamente nel decorso mese di agosto. A loro e ai familiari va il ricordo e l'affetto di tutti noi.